Stamattina dobbiamo fare un argomento di teoria che penso che sia il primo che sicuramente non avete visto, diciamo, neanche quelli che hanno fatto lo scientifico. Quindi cercate di stare attenti perché, insomma. Allora, prendiamo una successione A con N di numeri reali e andiamo a vedere che cos'è il massimo limite o il minimo limite di questa successione. Quindi diamo la seguente definizione. Abbiamo sia a valere una successione di numeri reali che si chiama, si dice max lim, dove scrivo n è la solita abbreviazione per n che tende a infinito, via con n, oppure si chiama anche lim sub su n via con n, oppure si chiama anche lim con due apici via con n, oppure si chiama anche lim con una barra sopra via con n. Per definizione la seguente quantità, l'estremo superiore su k, quindi per k appartenente a n, questa fatemela scrivere senza abbreviazioni, dell'estremo inferiore dell'insieme degli a con n tali che n maggiore o uguale a k. Molto spesso, molto più spesso si scrive così, si scrive estremo superiore, scusa, lim sub, il contrario, quindi qua c'è il sub e qua c'è inf, scusate. Allora, molto più spesso si scrive così, inf su k di sup per n maggiore o uguale di k. Allora, prima di fare qualunque tipo di considerazione, andiamo a leggere questa definizione. Possiamo notare innanzitutto che questa quantità, vabbè, si chiama massimo limite degli a con n o anche lim sup degli a con n, e questo si legge sempre lim sup anche se ha una grafia diversa, una notazione diversa. Il motivo per cui si chiama lim sup è evidente, perché è un limite, in realtà questo, poi vedremo che la seconda successione, quella contenuta nelle parentesi, vedremo che la successione è monotona non crescente, quindi il limite in quel caso coincide con l'estremo inferiore, quindi è un limite di estremi superiori, perciò si chiama lim sup. Il motivo per cui si chiama anche massimo limite lo vedremo più avanti. Però possiamo fare una considerazione di carattere generale, se hanno, come dire, se sono state utilizzate quattro notazioni diverse per indicare la stessa cosa, beh, sarà difficile che questa cosa sia proprio, diciamo, non importante. In genere, se una cosa ha molti sinonimi, in genere è importante. Faccio sempre l'esempio che ci sono, i soldi hanno molti sinonimi, no? Poi c'è un'altra cosa che ha molti sinonimi, la parola schiacchia, abbiamo già detto, ce ne ha tantissimi, penso in qualche modo si vede che una certa importanza ce l'ha, insomma, beh. Meglio non prenderne. Ok. La seconda questione che possiamo osservare è, dobbiamo capire un attimo qual è la motivazione per cui si va a definire questa roba qui. Di motivazione troveremo tante. Una prima motivazione è che il massimo limite di una successione esiste sempre, mentre per quanto riguarda il limite, vedremo che quando c'è il limite questo coinciderà col massimo limite,
o per meglio dire il massimo unito coincida con l'input, ma diciamo, mentre una successione può avere limite, può anche non averlo, il massimo limite ci sta sempre. Ok? Ovviamente oltre al massimo limite esiste anche un altro oggetto che è il minimo limite. Degli agon n, che si chiama anche limit degli agon n, che si chiama anche limite con un apice degli agon n, che si chiama anche lim, la sottolineatura invece di mettersi, essere messa sopra si mette su degli agon n, questo è uguale per definizione, basta invertire i e su, quindi l'estremo superiore il k appartenente a n dell'estremo inferiore dell'insieme degli agon n al variare di n maggiore uguale. Cioè, si scrive molto più spesso in questo modo, inso su k, sup su k dell'estremo inferiore per n maggiore o uguale a k. Ecco. Perché esistono sempre queste due quantità? Queste due quantità esistono sempre per il banale motivo che l'estremo superiore e l'estremo inferiore di una successione di numeri reali esistono sempre. In verità, dopo il primo passaggio, qui potremmo avere una successione che non è più di numeri reali, perché alcuni di questi valori potrebbero valere più infiniti. In quest'altro caso alcuni di questi valori potrebbero valere meno infinito. Però diciamo, siccome si tratta di successioni monotone, qua per esempio questa sarà monotona non crescente, allora su due sono i fatti, o questa qui sono tutti valori più infinito e allora anche il massimo limite sarà più infinito per definizione, se vogliamo, possiamo estendere questa definizione di infinito a R ampliato, o se no almeno uno di questi valori sarà finito e allora non ci saranno problemi. Perché siccome devo andare a prendere gli elementi della successione da quel punto in poi. Allora cerchiamo un attimo di cominciare un attimo a ragionare. Allora, io prendo la mia successione A con N e dico, cominciamo a costruire B con K uguale l'estremo superiore per n maggiore o uguale di K degli agon n. Questo numero sicuramente o è un numero finito o è più infinito. La successione è un insieme non vuoto, l'insieme dei valori della successione è un insieme non vuoto, quindi non può essere meno infinito questo, quello estremo superiore. Poi che cosa dico? Dico, quindi questo appartiene a R finito più infinito. O viene un numero reale, o viene un numero, o fa più infinito. Quando è che viene un numero reale? Di con K, in realtà vediamo su, questo risponderà anche alla domanda che stavamo facendo prima, perché vedremo. Allora, cominciamo a vedere, B con K quando è che vale più infinito? No, qua non c'entrerà con lì. B con K quando è che farà più infinito? Quando K è più infinito. In realtà questo è indipendente da K. Allora,
Allora, torniamo un attimo indietro perché vedo che certe cose non sono proprio chiare. In questa definizione n varia, quindi n è saturato, quindi quello che rimane da chi dipende? Da k. È chiaro che n non c'entra più niente. Io su n sto facendo l'estremo superiore. Per esempio, se k vale 1, qua prendo a con 1, a con 2, a con 3, li prendo tutti e faccio l'estremo superiore. Se k uguale a 2, ci tolgo il primo e faccio l'estremo superiore di quelli che rimangono. Quindi, alla fine, il mio risultato da cosa dipende? Solo da k. Perché k stabilisce da dove. E questa è una regola generale. Quando su una variabile in matematica, diciamo, hai compiuto un'operazione che, diciamo, non... che la fa scomparire, vedremo quando noi faremo un integrale di una funzione di, due, di f di x, y di x, y si tratta come se fosse un parametro, allora il risultato da chi dipenderà? Da y. Ok. Lo stesso discorso, se faccio una sommatoria di una quantità che dipende da h e da k, e faccio la sommatoria su h che varia in un certo intervallo, in un certo range di numeri naturali, quello che rimane dipenderà solo da k. E anche qui, una volta fatto l'estremo superiore, quello che rimane dipende solo da k. In realtà, io dico che se fa più infinito non dipende neanche da k, c'è una condizione ben precisa per cui questo fa più infinito. Cominciamo a prendere b con 1. Quando è che b con 1 fa più infinito? Quando l'estremo superiore della successione fa più infinito. E quando è che l'estremo superiore della successione fa più infinito? Qualcuno l'ha detto. Quando la successione? No. Quando diverge fa sicuramente più infinito, ma se l'estremo superiore fa più infinito non vuol dire che la successione diverge. La successione è meno 1 alla n per n, l'estremo superiore fa più infinito ma non diverge. Quindi quando è che? Quando non è limitata superiormente. E adesso, se non è limitata superiormente, se ce ne togli un po', cambia qualcosa? No. Quindi, non è limitata superiormente. E questo tra l'altro risulta vero per ogni k appartenente a n. Quindi abbiamo due possibili situazioni. La successione non è limitata superiormente. Se la successione non è limitata superiormente, cosa significa? Allora, diciamo, dimostriamo. Prendiamo a con n non limitata superiormente. Prendiamo un m maggiore di 0. Noi non sappiamo che esiste un indice ni tale che a con ni è maggiore di m e quindi l'estremo superiore della successione, anche se n è maggiore o uguale di k, vabbè, cominciamo a vedere, l'estremo della successione è maggiore di m. Quindi che vuol dire? Questo vuol dire che b con 1 è uguale a più infinito. Perché b con 1 m era arbitrario, allora b con 1 non è maggiore di ogni numero finito e quindi fa più infinito. In realtà una leggera modifica di questo ragionamento mi dice che b con k fa più infinito, perché io dico sia m maggiore di 0 e k appartenente a n. Esiste a quel punto, io diciamo degli indici in cui la successione è maggiore di m non ne trovo uno, ne trovo infiniti. Ok? Esiste n ni maggiore di k tale che vale questo, quindi
ottengo che anche b con k vale più infinito. L'altra implicazione, questo mi dimostra l'implicazione che va da destra verso sinistra, l'altra implicazione la fate per esercizio. Perché deve esistere un i più grande di k? Perché questo m dice, ma se il ni era più piccolo di k? Se il ni era più piccolo di k, perché non andava bene? Beh, io prendete un m non solo maggiore di 0, ma maggiore dei primi k, dei primi a, diciamo, lo scrivo da questa parte. Io ho preso m maggiore di 0, posso anche prendere m maggiore del massimo tra a con 1 e a con k. A quel punto, casomai, se non andava bene l'm di prima, lo aumento. Ok? A questo punto, io so che la successione non è limitata, quindi qualunque m prendo, ci deve essere un valore della successione più grande di lui. Quando lo vado a prendere più grande di questo, ni non può essere più piccolo di k, perché quelli più piccoli di k non erano maggiori di m. Quelli con l'indice più piccolo di k non è maggiore di m. Quindi automaticamente ni deve essere maggiore di k. Quindi qui non c'è un problema, in realtà una successione non limitata superiormente, m non lo supera una volta, lo supera infinite volte, perché supererà qualunque valore, quindi supererà un valore più grande di tutti quelli fino alla con k. Ok? Diciamo, non è che qua dovete fare una dimostrazione, imparare a memoria questa cosa, dovete capirlo, cioè non c'è un modo di... Viceversa, se b con k fa più infinito è banale, no? In particolare b con 1 fa più infinito, quindi l'estremo superiore della successione fa più infinito, e vuol dire che la successione non è limitata superiormente. Quindi diciamo il viceversa. Quindi abbiamo una prima situazione, qua cancello e la scrivo qual era la situazione possibile. Quindi abbiamo caso 1, a con n non è limitata superiormente, scriviamolo per esteso perché qua, siccome allora, questo vale se e solo se b con k è uguale a più infinito per ogni k appartenente. Allora, in questo caso se e solo se, per definizione, il lim sup, qua mi scrivo uno delle quattro, non è che le scrivo tutte e quattro, di a con n fa più infinito. Sì. Ho scritto bene. Ok. Quindi questa è una prima possibilità. Beh, la possibilità alternativa è che a con n, quindi perché dico per definizione? Perché in realtà questo noi lo vogliamo definire come l'estremo, lo riscrivo, estremo inferiore su k dei b con k. In questo caso in realtà non abbiamo numeri reali, abbiamo tutti più infiniti, però sono tutti più infiniti. Ok? Allora, diciamo, se volete mettetela come definizione, l'estremo... possiamo estendere la definizione di estremo inferiore a R ampliato dicendo che quando b con k è fatto da tutti gli elementi uguale a più infinito, lo estremo inferiore fa più infinito. Ok? Quindi è un caso che non rientra nella definizione che di estremo inferiore abbiamo dato al suo tempo, perché noi la definizione di estremo superiore e inferiore l'abbiamo data per sottoinsieme di R.
in questo caso i valori di B con K non sono reali, ma sono, valgono tutti più infi. Però, diciamo, dal punto di vista logico, ci troviamo, insomma, non è che confligge con la logica che abbiamo adottato finora. Quindi se diamo questa come definizione, sta tutto a posto. Poi, caso 2, il caso alternativo qual è? Che A con N è limitata inferiormente, limitata superiormente. Questo che vuol dire? Che la successione dei P con K al variale di K è una successione appartenente a N, contenuta in N, scusate, e P con K è una successione monotona non crescente. Che sia contenuta in N, nessun P con K, partendo da P con 1, nessun P con K vale più infinito. Stavolta sono tutti finiti. Perché è monotono non decrescente? Vi ricordo, ecco qui la definizione, che B con K è l'estremo superiore fatto su che cosa? Sull'insieme dei valori di A con N da K in poi, quando l'indice va da K in poi. Quindi se faccio B con 1 prendo A con 1, A con 2, A con 3, li prendo tutti. Se faccio B con 2 faccio l'estremo superiore togliendo A con 1. Se faccio B con 3 faccio l'estremo superiore togliendo sia A con 1 che A con 2. Ovviamente un estremo superiore di un insieme più piccolo è più piccolo. Chi ha l'estremo superiore? Il minimo dei maggioranti. Se io ho un insieme più piccolo, i maggioranti possono essere di più, e quindi l'estremo superiore sì, può ridurre, può anche rimanere uguale. Se io prendo, che ne so, l'intervallo 0,1, se ci tolgo 0 l'estremo superiore rimane 1. Però se, diciamo, se tolgo, per esempio, se ho tre numeri, 0, 1/2 e 1, allora in questo caso 1 è il massimo, perché sono solo tre numeri, però se tolgo 1 il massimo diventa 1/2. Chiaro? Quindi è banale che la successione è monotona, non crescente. Quindi cosa possiamo avere? Poi, essendo monotona non crescente, avrà un limite. Questo limite a sua volta potrà essere, diciamo, un numero reale oppure, che può fare? Cioè, no? Non ammette limite. No, no, questa è monotona, il teorema di regolarità delle successioni monotone, questa ammette limite. Esatto, o è un numero reale o è meno infinito. Quindi, andando a investigare un attimo la situazione, cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che la nostra successione del B con K o vale sempre più infinito, allora noi diciamo che il massimo limite fa più infinito, oppure è una successione di numeri reali che non sale. Ok? Non crescente. A questo punto, per il teorema di regolarità delle successioni monotone, questa successione ha due possibilità: o scende verso un numero finito, o scende verso meno infinito. E poi vedremo anche qua, specificheremo meglio quando capitano questi due casi. Quindi sono solo queste possibilità. Analogamente, se adesso invece io vado a considerare l'altra, se scambio sup con inf, stavolta l'inf potrebbe fare meno, ah, allora non chiamiamoli B con K, chiamiamoli C con K. Così anche
questo limite qui non è necessariamente lo stesso di prima. L'ho chiamato L quello di prima, L questo qua, però non necessariamente sono uguali. Se, se avete dei dubbi in proposito, chiamatelo M. No, in questo caso R è unito con meno infinito. Sopra, prima frase. R è unito a meno infinito, sì. Ho dimenticato di andare il segno. Per il resto stava tutto bene. Ok, quindi in questo caso io invece di fare la prima operazione, invece di fare l'estremo superiore su n maggiore o uguale di k, faccio l'estremo inferiore. Quindi o l'estremo inferiore viene finito o l'estremo inferiore viene meno infinito. Quando è che viene meno infinito? Ragionando esattamente come sopra, in maniera analoga, cioè esattamente no, in maniera analoga, si capisce che viene meno infinito e tra l'altro se viene meno infinito viene meno infinito per ogni k, solo se la successione non è limitata stavolta dal basso. Se diciamo è limitata invece dal basso, questa è una successione di numeri, scusate, abbiate pazienza, anche prima, oggi sto un po' strano con termini neri. Ovviamente una successione di numeri k è contenuto, ma la successione di numeri reali. Stavolta la successione è monotona non decrescente. Scusa la domanda che potrebbe essere, forse è stata, ma quindi anche quella di prima era contenuta in R. Eh sì, non, la correzione non va fatta solo qua, l'ho fatta pure prima. A con n è contenuta in R, se A con n fosse contenuta in n, allora sì. Ma siccome A con N è una successione di numeri reali, ok, allora, e quindi questa volta la successione sale salendo A come o un limite finito oppure più infinito. Teorema di regolarità delle successioni monotone. Ok, allora cominciamo con lo stabilire che secondo voi chi sarà più grande, il massimo limite o il minimo limite? Il lim sup o il lim inf? Allora, le parole suggeriscono che sia più grande il massimo limite, se non si chiamava massimo limite. Però lo dobbiamo dimostrare. Vediamo un po'. Allora, noi possiamo avere che la successione è limitata oppure che la successione non sia limitata. Allora, regoliamo prima il caso in cui la successione non è limitata. Allora, se la successione non è limitata dall'alto, il massimo limite quanto fa? Più infinito. Allora, il minimo limite potrebbe fare un numero, potrebbe fare più infinito, però sicuramente sta al di sotto del massimo. È minore o uguale al massimo limite. Se non è limitata dal basso, è il minimo limite che fa meno infinito. Quindi anche in questo caso il massimo limite poi può essere un numero finito o meno infinito, o può essere anche più infinito. Ma in ogni caso, quando la successione non è limitata, è evidente che il minimo limite è minore o uguale del massimo limite. Perché, diciamo, quella deve essere almeno o non è limitata dal basso, o non è limitata dall'alto, o non è limitata da nessuna delle due parti. Se non è limitata da nessuna delle due parti, il minimo limite vale meno infinito, il massimo limite vale più infinito. Se non è limitata dall'alto, il massimo limite vale più infinito, il minimo limite non ci importa perché tanto non può superarlo. Se non è limitata dal basso, è il minimo limite che fa meno infinito, il massimo limite a quel punto non ci importa perché non può essere inferiore. Quindi rimane da vedere il caso in cui la successione sia limitata. Fatemi enunciare questa, fatemela scrivere questa proposizione. Allora, proposizione. Il lim inf di A con n è sempre minore o uguale del lim sup
Allora, dimostrazione. Se A con N non è limitata inferiormente, allora il primo membro della disequazione vale meno infinito e sta a posto, perché nessun valore, neanche ne era ampliato, può essere inferiore a meno infinito. Se A con N non è limitato superiormente, allora il secondo membro vale più infinito. E anche in questo caso sta a posto, perché diciamo la disuguaglianza è sicuramente verificata. Se A con N è limitata, siano come prima B con K uguale l'estremo superiore per n maggiore o uguale di k degli A con n, e c con k uguale l'estremo inferiore per n maggiore o uguale di k degli A con n. Allora il chiaramente b con k c con k è più piccolo di b con k per ogni k appartenente, perché se ci fate caso, l'estremo superiore e inferiore sono stati fatti sullo stesso insieme, cioè sui valori degli A con N, quando l'indice parte da K, va da K in poi. Quindi chiaramente se ho lo stesso insieme di numeri reali, l'estremo superiore e l'estremo inferiore, l'estremo superiore è non più piccolo dell'estremo inferiore. In maggioranza è più grande di minoranza, quindi anche il minimo dei maggioranti è più grande del massimo dei minoranti. Maggiore o uguale. A questo punto il LIMINF, noi sappiamo che questa successione sale, questa successione scende, però rimane sempre questa disuguaglianza. Quindi il LIMINF, diciamo il limite su K dei C con K, che poi è il LIMINF degli A con N, è minore o uguale del limite dei B con K. Io so che le successioni hanno limite perché sono monotoni, e questo è più piccolo, questo è più grande, è praticamente l'estrema della permanenza del segno, no? Se preferite B con K meno C con K è maggiore o uguale di 0, quando passa al limite non può avere un limite negativo. Quindi il limite di questa meno il limite di questa deve essere maggiore o uguale di 0, che vuol dire che il limite di questa è più piccolo del limite di questa. Ok, quindi se c'è una disuguaglianza, questa passa al limite. Fate attenzione, se io avessi avuto la disuguaglianza stretta, passando al limite questa si sarebbe potuta perdere. Cioè, quando voi tra due successioni avete una disuguaglianza, passate al limite, questa disuguaglianza non mi dice che il limite esiste perché le successioni sono monotone. Però se avete una successione da sotto e una successione da sopra, ovviamente i limiti sono nella stessa disuguaglianza. Ma se la disuguaglianza era minore o uguale, si conserva. Se la disuguaglianza era minore e stretto, quando passa al limite può diventare anche uguale. Pensate alla successione 1 su n meno 1 su n. Meno 1 su n è strettamente minore di 1 su n, però al limite fanno entrambe 0. Chiaro? L'argomento, già l'ho detto, il teorema della permanenza del segno, sostanzialmente. Quindi, cosa sappiamo? Sappiamo che il massimo limite è sempre più grande del minimo limite, disuguaglianza debole, però. O è maggiore o è uguale al minimo. Quindi, adesso cosa vorremmo sapere?
vorremmo sapere che in realtà quando è che la successione avrà limite? Secondo voi? Vediamo un po', facciamo degli esempi, se no non ci capiamo. Facciamo degli esempi, no, qua dobbiamo fare degli esempi, se no non se ne esce fuori. Anzi, facciamo prima questi esempi e poi la cosa la dimostriamo nella seconda ora. Allora, prendiamo 4-5 successioni. Prendiamo esempio. Allora, primo caso, A con N uguale 1 su N per ogni N partendo. Secondo caso, A con N, A con N uguale meno 1 alla N fratto N. Terzo caso, A con N uguale meno 1 alla N. Quarto caso, A con N uguale N per 1 più meno 1 alla N. Quinto caso, A con N uguale meno 1 alla N per N. Facciamo sesto caso, A con N mettiamo N, facciamo 10N fratto 1 più N quadro. Basta, penso che diciamo, se riusciamo a fare questi casi qua, più o meno un'idea ce la facciamo. Cominciamo col primo caso. Allora, voglio calcolare B con K, C con K, massimo limite e limite, minimo limite e anche il limite. Allora, cominciamo. Qui facciamo una tabella. Qua dobbiamo fare B con K. Qua dobbiamo calcolare C con K, qua dobbiamo calcolare il limite degli A con N, qua dobbiamo calcolare il limite dei, allora qua mettiamoci A con N di B con K, che sarebbe il massimo limite, qua dobbiamo calcolare il limite dei C con K, che sarebbe il minimo limite. Il limite potrebbe non esiste. Allora, cominciamo al primo caso. 1 su N. B con K, quando va? Allora, chi è B con K? Io devo partire da K e ottengo 1 su K. Poi ci metto valori successivi, indici successivi, quindi 1 su K, 1 su K più 1, 1 su K più 2. E così via. Di tutti questi numeri devo fare l'estremo super. Allora, questi numeri vanno a scendere, quindi di tutti questi valori qual è il più grande? Il primo è il massimo, e quindi quando esiste il massimo questo coincide con l'estremo super, quindi quanto vale B con K? No, 1 su K vale 1 quando parto da 1. Se parto da K, ho, per esempio, K vale 10, un decimo, un undicesimo, un dodicesimo, un tredicesimo,
il massimo un decimo, quindi questo vale 1 su K. Quanto vale C con K? Vale 0. Perché vale 0? Perché, ritorniamo al caso di prima, un decimo, un undicesimo, un dodicesimo, si avvicinano a 0, quindi più di 0 non possono essere maggioranti, 0 possono essere minoranti, 0 è un minorante, quindi il massimo dei minoranti è 0. E non dipende da K, perché che io ci tolgo un decimo non cambia niente. Diciamo, i minoranti stanno da 0 in giù. Adesso facciamo il limite di A con N. Limite di B con K. Limite di C con K. Adesso, secondo caso, meno 1 alla N per N, fratto a N, scusate. Allora, quanto vale B con K? Dobbiamo distinguere i casi, esatto. Pari e dispari. Per esempio, se K uguale a 1, la successione come comincia? Meno 1, poi ci sta più un mezzo, poi ci sta meno un terzo, poi ci sta... Allora, partiamo da 1. Qual è l'estremo superiore di tutti i valori della successione quando l'indice parte da 1? Un mezzo. Un mezzo, perché meno... quelli negativi non li considerate proprio, dovete prendere... ci sta il massimo. Il massimo però qual è? Quelli negativi sono negativi e sono tutti minori di 0. Quelli positivi sono più grandi di 0. Di quelli positivi il più grande è il primo che incontro, perché quelli vanno a scendere. Quindi se K uguale a 1 fa un mezzo. Se K vale 2 fa sempre un mezzo. Se K vale 3 fa un quarto. Se K vale 4 fa sempre un quarto. Perché se K vale 3 è un mezzo, 8, no? Quindi come posso scrivere questa cosa qui? Uno fratto due volte la parte intera di K più 1 mezzo. Provate e vedete che funziona. Allora, cioè se K uguale a 1, 1 più 1 fa 2, diviso 2 fa 1, la parte intera fa 1, per 2 fa 2 e quindi viene un mezzo. Provate K uguale 2, 2 più 1 fa 3, 3 mezzi, 1,5, la parte intera fa 1, per 2 fa sempre 2, quindi mi sembra un mezzo. K uguale 3, 3 più 1 fa 4, 4 diviso 2 fa 2, 2 per 2 fa 4 e viene un quarto, e 13 quarti mi sembra un quarto. Questo l'ho fatto io perché... O se no potevate dire se K è pari fa 1 su K, se K è dispari fa 1 su K più 1. Infatti questo, se K è dispari viene K più 1 mezzo, fa 1 su K più 1. Se K è pari fa diciamo, va bene, insomma, ci troviamo a dirlo a parole in piccio. C con K, no, stavolta devi fare il... come prima hai fatto il massimo, stavolta devi fare il minimo. Allora, se K uguale a 1, il minimo vale? Meno 1. Se K uguale a 2 vale sempre... no, vale meno un terzo. Ok. Quindi... 2 K più 1. Quindi... qua che devo fare? Devo fare 1 meno 1 fratto 2... vediamo un po', per la parte intera di K più 1. Provate, se K uguale a 1 viene meno 1, se K uguale, scusate, K mezzi, se K uguale a 2 viene 1 e qua viene per 2 fa 2 più 1 fa 3, viene meno un terzo. Se K uguale a 3, 3 mezzi, la parte intera fa 1, per 2 fa 2 più 1 fa 3, se K uguale a 3 viene sempre meno un terzo e così via. Questo è il risultato esatto. Comunque non è poi importantissimo, anche se lo scrivete nella forma, in questa forma, o se distinguete i casi. La cosa importante è che cos'è? Facciamo i limiti adesso.
0, poi questo è che tende? Beh, certamente questo è maggiore o uguale di k più 1 mezzi meno 1 per 2, quindi comunque sotto va in fi e quindi il reciproco va a 0. E qua? Anche. Facciamo il caso 3, meno 1 alla n. Allora, b con k, quanto fa? Fa sempre 1. Meno 1, 1, meno 1, 1. Qua i valori sono solo 2. Il massimo tra questi due valori è sempre 1. Anche se togli un po' di k, il valore 1 viene sempre assunto per qualche k sul c. Anche se togli un po' di valore di n, il valore viene sempre assunto per qualche n successivo. La prima volta che n è pari, maggiore di, maggiore o uguale di k, il valore vale 1. Il c con k, il limite, il limite di b con k, ok. Caso 4, meno 1 alla n più 1 che moltiplica n. Allora andiamo a fare b con k. Allora, se n è pari, quanto viene? Se qui n è pari? 0. Se n è dispari invece viene? Scusa, se n è qua, qua è 0. Se n è pari viene 2n. Se n è dispari viene 0. Allora, prendete n pari, 2n, quindi 4, 6, 8, 10, 12. Quella successione fa 0, 4, 0, 6, 0, 8, 0, 10, 0, 12. Questi sono i valori della successione. Qual è l'estremo superiore? Più infinito. Se ci tolgo un po' di elementi all'inizio, qual è l'estremo superiore? Sempre più infinito. Perché vedete, quelli di indice pari vanno a sa. Se io faccio, se invece di fare 0, 4, 0, 6, 0, 8, parto da 0, 8, 0, 10, 0, 12, l'estremo superiore è sempre più infinito. Qua. E l'estremo inferiore? Meno di 0 non c'è nessun valore. Il limite? Non esiste. Non esiste. Non esiste perché quella successione, comunque quella successione non è limitata superiormente, infatti i b con k fanno tutti quanti più infiniti. I c con k invece fanno tutti quanti 0. Il limite dei b con k fa più infinito. Il limite del c con k fa 0. Caso 5, meno 1 alla n per n. No, non è la stessa cosa. Qua vale? Qua vale? Il limite? Chiaro? Caso 6, 10n fratto 1 più n quadro. Allora, qua c con k è facile da fare. C con k vale sempre 0. Per quale motivo? Allora, andiamo a vedere gli elementi della successione. Allora, qui ho 5, poi ho 20. Beh, no, sono fortunato che questi scendono da subito. 20 fratto 5 già fa 4. Poi allora io voglio dimostrare che
10n fratto 1 più n quadro è più grande di 10 per n più 1 fratto 1 più n più 1 quadro. Questa da un certo punto in poi, ragionare così per vedere se è vera, almeno sintaticamente, se n è abbastanza grande, trascurando l'1, questo diventa 10 su n, 10 su n scende. Più velocemente n quadro. Però se voglio vedere per quali n è vera questa, io me la devo sviluppare. Cioè qua c'è un punto di domanda, ok? E allora che devo fare? Non posso far altro che, allora questo è 10n più 10 fratto, 10 per n più 1, diciamo, ho scritto così, fratto n quadro più 2n più 2. Allora, porto tutti, diciamo, tolgo i denominatori, tanto sono positivi, quindi mi viene 10, scusate, il 10 non serviva a niente, il 10 lo posso togliere tutte e due le parti. Se ci avessi messo 10 più n, no, facevo peggio, quindi non cambiava niente. Ok, adesso tolgo i denominatori, a sinistra mi viene n cubo più 2n quadro più 2n, a destra mi viene n cubo più n quadro più n più 1, o n cubo si toglie, qua c'ho, mi avanza da questa parte, mi avanza un n quadro più n che è sicuramente maggiore dell'1 che sta di qua, e quindi sta a posto, quindi effettivamente la successione scende sempre. Allora, se scende sempre, chi è b con k? È il primo termine della successione che rimane. Io parto da k, siccome i valori vanno a scendere, il primo termine è più grande. Estremo superiore, in questo caso coincide col massimo. Adesso, se faccio il limite della successione, quando viene? Il limite di b con k viene 0, e il limite di c con k viene 0. Diciamo qua. Vabbè, mi sono picciato, oggi sto suonando. Però volevo semplicemente fare una successione che non scendeva subito, che saliva un po' e poi lo scendeva. Però qua, se andiamo a guardare la tabella, poi ci possiamo inventare tanti altri esempi, però notiamo qualcosa. Cosa notiamo? Beh, non è che questi fanno sempre 0, fanno 0 perché noi abbiamo scelto le successioni che tendono a 0. Se scegliamo le successioni che tendevano a 5, questo faceva 5 e anche questi. Cioè, nel senso, ci sembra di notare che quando questi sono uguali, il limite è uguale a entrambi. Quando invece questi sono diversi, il limite non esiste. Diciamo, l'osservazione è giusta. Quindi, nella seconda ora vogliamo dimostrare, prima di tutto, caratterizzare almeno nel caso delle successioni limitate. Se una successione non è limitata, insomma, si possono scrivere l'analogo delle caratterizzazioni, ma sono meno importanti, insomma, si possono fare per analogie, per esercizio, quello che è. Però almeno nel caso delle successioni limitate caratterizzeremo come sono fatti massimo limite e minimo limite, ok? E una volta caratterizzati il massimo limite e il minimo limite, vedremo che il limite esiste se e solo se massimo limite e minimo limite coincidono. Successivamente vedremo anche un'altra cosa. Vedremo un tipo di operazione che fa, diciamo, nella quale modifichiamo la successione, si parlerà di successione estratta. E in questo caso cosa succederà? Succederà che quando io passo da una successione a una successione estratta, la nuova successione, il massimo limite non è superiore a quello di prima,
cioè il massimo limite, diciamo, scusate, visto la parte vostra, il massimo limite si sposta verso sinistra, il minimo limite si sposta verso destra. Siccome devono, però il minimo limite deve essere sempre minore del massimo limite, minore uguale al massimo limite, che vuol dire che questo intervallo, diciamo, pensatela come una forchetta, minimo limite, massimo limite, questa forchetta si stringe. Quindi, se vale questa cosa, e la dimostreremo, chi sarà più facile che convergo, una successione estratta o la successione originale? La successione estratta, perché la forchetta si va a stringere. Se già coincidevano, non si può muovere. Quindi, da questa considerazione seguirà che ogni volta che abbiamo una successione che ha limite, tutte le successioni estratte avranno lo stesso limite. Viceversa, posso avere delle successioni che non hanno limite, passa una successione estratta invece a limite. Non solo, l'ultima cosa che vedremo sempre oggi sarà di teoria, poi facciamo gli esercizi oggi pomeriggio, sperando di fare tutta una seconda ora di teoria. Cosa vedremo? Vedremo che se il massimo limite, facciamo esempio, è 3 e il minimo limite è meno 1, io passando una successione estratta potrò sempre stringere la forchetta su 3 o potrò sempre stringere la forchetta su meno 1, cioè esisterà sempre una successione estratta convergente al massimo limite e una successione estratta convergente al minimo limite. Tutte le altre successioni estratte devono convergere a qualcosa che sta in mezzo. Non è detto che, per esempio, pensate alla successione meno 1, 1 alla, meno 1 alla n. Allora, le estratte dove possono convergere? O tolgo via tutti i meno 1 e mi rimango solo degli 1, e allora converge a 1. O tolgo via tutti, tutti gli 1 e allora mi rimango solo i meno 1. In questo caso, il massimo limite fa 1, il minimo limite fa meno 1, e passando alle estratte potrò avere solo quei due valori come limite, se c'è limite. Se invece non c'è limite, rimangono fermi meno 1 e 1. In altri casi non è così, per esempio la successione seno di, seno di n, questa successione oscilla, si può dimostrare che il massimo limite fa 1 e il minimo limite fa meno 1. Però posso estrarre una sottosuccessione che con me, diciamo, se prendo un mezzo, posso estrarre una sottosuccessione di seno di n che converge a un mezzo. Se prendo meno 2 terzi, posso estrarre un'altra sottosuccessione che converge a meno 2 terzi. Quindi in quel caso posso estrarre una successione che converge a qualunque valore compreso tra meno 1 e 1. Meno 1 e 1 però inclusi. Cioè ci sarà sempre una successione estratta che converge al massimo limite e una successione estratta che converge al minimo limite. Però per capire meglio questo dobbiamo dare tutta una serie di definizioni e lavorare un po'.